Siamo qui alla Sala Margherita per questa mostra dedicata al maestro Scaramuzza. Intanto ha riaperto le porte a questo locale e nello stesso tempo aprire con questa mostra è sicuramente un connubio di un salto nel passato, ma un salto nella cultura. Certo, questo luogo della memoria attraverso la mostra di foto, di famiglia, di articoli dell'attività artistica del maestro Scaramuzza sicuramente collega il nostro passato alle prospettive future che il nostro territorio comunque deve intraprendere. Ecco, un luogo della memoria che non è solo un luogo commemorativo, ma un modo per far rivivere un'esperienza che è stata fondamentale per il nostro territorio, anche perché Scaramuzza è vero che si è formato poi a Napoli, ma diciamo che era già grande a 6 anni quando faceva i concerti nella nostra provincia. Diciamo che l'anima musicale di Scaramuzza si è formata a Crotone e poi dopo ha proseguito a Napoli. Noi stiamo riportando quest'anima soprattutto con le masterclass, con gli allievi diretti, cioè quindi non solo tecnica gelida e fredda, ma anche l'anima di quest'uomo, il pensiero di quest'uomo che ritorna nel suo territorio. Vorrei dire solo una cosa, nel docufilm che noi abbiamo visto inizia con un piccolo bambino, Oceano Tripaldi, che sale le scale e ritorna nella casa di origine di Scaramuzza. Ecco, questo piccolo bambino è proprio l'anima di Scaramuzza che ritorna a Crotone ed è, secondo me, è l'immagine simbolica importante di questo progetto. Io volevo dire, abbiamo sentito che c'era la musica come base di incontro qui dentro, musica di Scaramuzza sicuramente, e quello di voler ricordare, ecco, la bellezza di questo nostro concittadino che ha rappresentato nel mondo della musica sicuramente una figura importante. Certo, queste mazurche di Scaramuzza sono praticamente mazurche che nascono, è vero, dalle lezioni che lui prende a Napoli, ma hanno dentro delle melodie che sono tipicamente mediterranee. E quindi noi pensiamo che sono delle melodie che ricordano molto le melodie delle piccole contrade crotonesi. Queste mazurche rappresentano praticamente la relazione tra Scaramuzza e la sua città, sicuramente. E l'emozione a sentirle sta proprio in questo, cioè in questo legame di nostalgia, come la mazurca per Chopin era il legame nostalgico con la Polonia, e con le mazurche, nel caso di Scaramuzza, tra virgolette, sono una sorta di nostalgia della propria terra perduta. Questa mi pare che sia.